questo si mette anche lì. Eccoci, seconda parte di Metropolis dedicata alla nostra salute. Siamo in collegamento via Skype col professor Roberto Boffi, responsabile di pneumologia dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Professore, buon pomeriggio. Buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Ecco, oggi col professore vogliamo parlare in modo particolare, e ne abbiamo già parlato in tante occasioni, dei danni che ci procura il fumo, ma ahimè anche l'inquinamento atmosferico. Il professor Boffi ci ha mandato appunto alcune immagini che possiamo vedere che si riferiscono a questo. Ecco, questa è la prima immagine che ci fa vedere tutta l'Europa e in particolare la pianura padana, che è quasi rosso-nero, diciamo così, siamo sul colore nero. Cosa sta a significare? Allora, questi sono gli ossidi di azoto, no? Il cosiddetto NOx, che ha una distribuzione spaziale, visto dal satellite, ha una distribuzione spaziale analoga, corrispondente a quella del particolato fine, cioè il PM10, il PM2,5. Siamo messi male in pianura padana. Beh, mi pare evidente, siamo una delle zone europee, per non dire mondiali, più inquinate. Questo anche per motivi geografici, sappiamo bene che è una conca, però questo determina non solo un accumulo delle sostanze tossiche nell'atmosfera, ma anche una maggior concentrazione per metro cubo, ossia, per intenderci, da noi il particolare nella pianura padana dovrebbe essere meno rispetto ad altre parti, perché è più denso. Non c'è una componente inerte, ad esempio, che viene dal mare, il cosiddetto particolato marino, quello non fa male. Quindi tutto quello che noi vediamo lì è prodotto dalle fonti realmente inquinanti, no? Quindi riscaldamenti, stufe a pellet, caminetti, traffico. Ecco, possiamo continuare, che abbiamo un'altra immagine. Sì, ecco, quando poi la seconda slide che vi ho mandato è una tabella americana, della EPA. Sì. E c'è il cosiddetto AQI, cioè l'Air Quality Index, l'indice di qualità dell'aria. No, perché rompiamo così tanto le scatole noi medici, in particolare noi pneumologi o anche i cardiologi o gli oncologi, quando si sforano i limiti di legge? Teniamo presente che i limiti di legge annuali sono per l'Europa di PM2,5, quindi la componente respirabile, certo, del PM10 di 25 microgrammi al metro cubo, quindi non bisognerebbe essere sopra i 25. Invece noi negli ultimi mesi siamo stati quasi sempre costantemente tra i 50 e i 60 microgrammi. Secondo questa tabella che vedete, che correla la concentrazione del particolato con i danni sulla salute, siamo a 160 nella tabella. 160 vuol dire un'aria insalubre, unhealthy, cioè insalubre per tutti, quindi non solo per le categorie più sensibili, non so, gli asmatici, i malati di cuore, gli anziani, le donne in gravidanza, ma per tutti. Quindi è un'aria, nella stragrande maggioranza dei casi, quella dei giorni che ci sono stati in questi ultimi mesi, insalubre, non sana per tutti. Ecco, e abbiamo una terza immagine che fa capire bene. Questa che... ve l'ho mandata, eccola qua. Ve l'ho mandata in esclusiva. Che cosa respiriamo? Sono i nostri filtri del PM2,5 campionati a 10 litri al minuto, no? Quindi un po' simulando, diciamo, un polmone, i nostri polmoni. E dopo una settimana vedete che roba, cioè il filtro da bianco è diventato nero. Quindi purtroppo immaginiamo che questo succede anche dentro i nostri polmoni, anche quelli dei nostri bambini. Ma i nostri polmoni si puliscono, si rigenerano o sono guai quando succede questo? E si spera naturalmente che si rigenerino, se non arrivano malattie acute come le polmoniti o croniche come la bronchite cronica, l'enfisema, i tumori, però ci mette in media 10 anni a cambiare completamente l'epitelio della mucosa bronchiale, come una lucertola che cambia la pelle, certo. Quindi non è una cosa così immediata. Dovremmo avere forse una chiamata. Pronto? Buongiorno.
Sì, scusi se vi disturbo ancora, io sono Maurizio, provincia di Lecco. Prego Maurizio. Però visto che c'è il professore, che io ho visto anche uno spot, no, un servizio che fa da su altre televisioni, anche sulla vostra, che parla del fumo, no? Certo. Io voglio dire, fare una domanda e dare una, dire una constatazione. Allora io voglio chiedere al professore, però me lo deve spiegare bene. Se io vado in un campo di tabacco, ok? Sì. Prendo una foglia di tabacco e gli do fuoco, da questa foglia di tabacco escono schifezze che rovinano i polmoni? Questa è la domanda. La constatazione, lei ha fatto vedere la prima cartina che sì. Si vede che la pianura padana è messa male, no? Certo. Ma non è messa male da adesso, è sempre stata messa male, anche quando quel personaggio che noi abbiamo la stessa età, forse ce lo ricordiamo anche il professore, è andato a Portobello e voleva buttare giù il Turchino. Il Turchino. Ok. Per creare okay. Ventilazione sulla pianura padana. Esatto. Allora, il problema della pianura padana, lo sappiamo io, lei, che è un giornalista, e il professore, è che questa l'aria in pianura padana stagna. Ok? Io avevo detto in qualche trasmissione delle mie idee personali, e mi hanno preso per pazzo, ok? Sì. La prima idea personale è che a Milano e in tutti i posti della pianura padana, sui palazzoni in alto, bisogna mettere dei ventilatori che vanno tutti i giorni. Invece la cosa più pazzesca che avevo detto è che alle 23 di ogni giorno o una volta alla settimana bisogna che in pianura padana si abbassino degli elicotteri che muovono l'aria. Perché noi abbiamo visto che, io ho 62 anni, a Milano c'è il problema dello smog. Prima avevamo tutte le macchine a benzina rossa. Scarsa ventilazione. E bisogna creare ventilazione per forza, perché un domani, diciamo nel 2035 o nel 2040, io non ci sarò più, quando a Milano circoleranno solo le macchine elettriche che non emaneranno neanche un micro po'. Lo smog sarà uguale, perché le caldaie funzioneranno lo stesso, a petrolio, a gas, certo. Lo smog è sempre lo stesso, perché noi il problema non l'abbiamo ancora capito, almeno noi l'abbiamo capito, ma qualcun altro no, che non sono solo le macchine, forse incideranno per il 10% dello certo. Smog nella pianura padana. È tutto il resto. Buona giornata. Grazie, grazie Maurizio. Allora professore, prima cosa, ci diceva il telespettatore, vado in un campo di tabacco e incendio il tabacco, cosa succede? Allora, quello che fa male del fumo, no, principalmente, è la combustione che determina la liberazione di migliaia di sostanze, di cui almeno una settantina sicuramente cancerogene. Quindi se tu bruci il tabacco liberano queste sostanze, non ci saranno degli additivi come l'ammoniaca che mettono le multinazionali del tabacco per aumentare la dipendenza, ma non è che loro mettono delle sostanze per rendere il tabacco più dannoso. Certo. Il tabacco è già dannoso di suo, loro aumentano la capacità col mentolo, con l'ammoniaca, di creare fumatori, quindi clienti per loro, ma che uno diventi un paziente, che si ammali, è una cosa anche controproducente per le multinazionali del tabacco. Quindi solo che loro non riescono a fare le sigarette che non fanno male, se no stai tranquillo che le farebbero più che volentieri. Per loro l'ideale sarebbe creare dipendenti che non si ammalano mai, però non ci riescono, e infatti muoiono un sacco di persone, ogni migliaia di persone, cioè decine di migliaia di persone ogni anno, circa 250 persone al giorno cade un aereo a causa del fumo, quindi più o meno siamo sui dati attuali del Covid, però è una cosa che c'è da decenni e ci sarà anche nei prossimi decenni finché non prendiamo delle strategie radicali. E lo stesso discorso vale per l'inquinamento. Ha ragione il vostro ascoltatore che parla della ventilazione. Questi media che avete visto si sono drammaticamente ridotte quando nei giorni c'è stato scorsi il vento. A causa del vento più che della pioggia. Però pensare di risolvere il problema con gli elicotteri o con i ventilatori sopra i grattacieli, quando invece magari una delle serie strategie sulla mobilità, con i mezzi pubblici e sui riscaldamenti, potrebbero ottenere dei risultati molto superiori. Per cui è vero che non c'è una soluzione unica e non è solo il traffico il problema,
però quando ad esempio noi avevamo verificato, era stato attuato delle cosiddette domeniche senza traffico, no? Le domeniche, sì, certo, in cui non si poteva, ecco, già in quella giornata lì c'era una netta riduzione del particolato, in particolare della componente più tossica del particolato, il cosiddetto black carbon. Per cui non è vero che non si possono fare delle strategie anche solo parziali o limitate nello spazio e nel tempo. Abbiamo un'altra chiamata. Pronto? Buongiorno. Buonasera, sono Michele. Buongiorno, prego Michele. Professore, guardi, allora io potrei già anche dire che è ora di dire alle varie famiglie, che sia marito o moglie, che hanno il fumatore in casa, di dire di non andare sul balcone ma di fumare in casa sua. Già. Sarebbe un inquinamento minore nella città, se lo tengono in casa loro. Sì. Però già questa è una cosa difficile da fare, oppure fare un accordo con Eolo, io sì, del vento, oppure mettere le pale eoliche che risolverebbero parte del problema dell'energia e del discorrendo. Invece a me quello che lascia molto perplesso in questo momento, che è scoppiata la guerra in Russia, dove è finito il Covid? Ahimè c'è ancora. Io chiedo anche a un pneumologo, no? Sì. Io dico, il Covid dove è finito? Non se ne parla più, è finito. Siamo tutti impegnati sulla Russia. Il Covid non fa più morti, niente. Grazie Michele, grazie. Professore, adesso molti già dicevano, siamo passati dagli esperti dei virus agli esperti militari che ci raccontano tutto questo. Se volete ne parlo io a proposito dell'inquinamento del fumo, certo, dicendo che il Covid non può essere assolutamente un alibi, perché l'inquinamento aumenta la capacità infiammatoria, no? L'attività infiammatoria, lo stato infiammatorio del nostro organismo, quindi favorisce malattie più gravi legate al Covid, sia complicanze sia a livello respiratorio che a livello cardiaco. E lo stesso discorso vale per il fumo. I fumatori hanno 3 volte più rischio rispetto ai non fumatori di avere polmoniti severe con insufficienza respiratoria e addirittura accesso in terapia intensiva rispetto ai non fumatori. Quindi non è che non si vuole parlare di Covid, come prima non si voleva parlare delle patologie croniche, e che mi sembra corretto parlare anche di altro, certo, perché l'inquinamento c'era e continua a esserci, e il fatto che ci sia anche la pandemia non risolve il problema. Il fatto che adesso usiamo le mascherine, io ho sempre consigliato l'uso delle mascherine ai miei pazienti asmatici o bronchitici cronici, però sono scelte poi individuali che qualcosa fanno, perché ovviamente non spossiamo io, lei e i nostri telespettatori modificare più di tanto le strategie in larga scala di una regione, addirittura di uno Stato. Però, ad esempio, consigliare noi medici di non fare attività fisica e ancora di più attività sportiva nelle giornate molto inquinate, nei luoghi molto inquinati, tipo vicino alle vie molto trafficate, è una cosa di buon senso, altrimenti si vanifica completamente i benefici legati allo sport. Certo. Per cui sono dei consigli che sembrano banali, così come usare la mascherina quando si è nelle vie molto trafficate, anche prima questo poteva valere della pandemia. Va bene, ci fermiamo alcuni istanti, una breve fascia pubblicitaria. Eccoci ancora in vostra compagnia, siamo collegati col professor Roberto Boffi, responsabile di pneumologia all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Voglio ricordare e far vedere anche la copertina del libro Spegnila, libro scritto da Roberto Boffi insieme a Donatella Barus. È un libro che ci spiega quali sono i giusti comportamenti, ovviamente, per evitare di fumare, per non fumare chi non fuma e per smettere chi invece ha il vizio del fumo. Ecco, professore, se ne parla tanto in questo periodo della questione del ricambio dei veicoli, si va verso, ci dicono, la mobilità elettrica. Volevo sapere una tua opinione sui diesel, soprattutto gli Euro 6 di nuova generazione. Secondo molti
sono motori ultra puliti, secondo altri invece sono sempre nel mirino. Ma ho premesso che io non sono grande esperto di diesel e comunque mi risulta che se c'è una adeguata... Il particolato è prodotto comunque. Ecco, se c'è un'adeguata manutenzione, l'evoluzione dei motori va a differenza di quello che succede con le sigarette, che come dicevo prima continuano a inquinare gli altri modo. E noi stessi come prima, si va in una direzione del minore inquinante. Un altro alibi, lei citava il libro e la ringrazio di questo, che spesso i fumatori hanno, ma c'è tanto c'è l'inquinamento, c'è il diesel, cosa smetto di fumare a fare che cammino in corso Buenos Aires a Milano e mi becco 10 sigarette. No, non è così. Quello che noi abbiamo dimostrato è che una sigaretta inquina da 10 a 15 volte più di un motore diesel, un eco diesel, per cui non può e non deve essere visto come un alibi. Questo non significa che il problema dell'inquinamento non ci sia e non sia ancora attualmente risolto, non solo quello da traffico, ma anche quello dovuto ai caminetti e alle stufe a pellet, ma che non deve essere visto dai fumatori come una scusa per non smettere di fumare. Ecco, professore, a proposito di evoluzione tecnologica, siamo passati anche alle famose sigarette elettroniche. Possiamo dire una parola, insomma, fumo tradizionale o fumo elettronico? Effettivamente c'è una grossa differenza? Grazie anche per questa interessante domanda, anche di grande attualità. Inizio con uno studio americano che ha fatto molto scalpore, è uscito poche settimane fa. Perché? Perché affronta un argomento che non era mai stato esplorato prima, cioè quello della disfunzione erettile, no? Dell'impotenza legata al fumo elettronico. Cioè già sul fumo di tabacco normale c'erano stati diversi studi, in particolare legati alla nicotina, ma anche alla diminuzione del testosterone nei fumatori, che hanno dimostrato che c'è un aumento della disfunzione erettile dei fumatori, ma non era mai stato dimostrato negli utilizzatori di sigarette elettroniche. Questo studio invece su 13.000 americani di età dai 20 ai 60 anni hanno visto che raddoppia addirittura, più che il doppio, il numero di persone che riferivano problemi di impotenza negli utilizzatori di sigarette elettroniche. Questo quindi dimostra per l'ennesima volta che le sigarette elettroniche non sono un giochino, per i minori non parliamone, ma anche per gli adulti, sono sigarette verosimilmente, sottolineo questo avverbio, meno dannose, ma non innocue né per chi le usa né per chi sta vicino a chi le usa. Per cui la nostra battaglia, sono io personalmente andato anche in Senato nel dicembre scorso a perorare la causa del decreto Audino per l'estensione della legge SIR, che ormai sono quasi 20 anni che c'è la legge antifumo, ma quando è stata approvata nel 2003, poi introdotta nel 2005, non c'erano ancora le sigarette elettroniche. Le sigarette elettroniche si possono usare, si possono fumare nei luoghi pubblici. Questo secondo noi andrebbe al più presto corretto, perché non è giusto che l'ambiente rimanga inquinato di nicotina e di altre sostanze irritanti, dannose, come i metalli pesanti, come la formaldeide, perché ne è consentito l'uso. Abbiamo un'altra chiamata. Pronto? Buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno, prego. Pronto, buongiorno, sono Rotta, buongiorno. Volevo chiedere una cosa. Dato che il fumo di sigaretta inquina anche quello, sì, al posto da fare gli aumenti sulla benzina, sul gas, su quelle cose lì, sulla corrente, tutte le varie. Certo. Perché non si portano le sigarette il minimo a 50 euro al pacchetto, il minimo. E poi chi fuma, ma lo ordina il medico da fumare. Il medico ha sempre detto che chi fuma è un tossico. Chi fuma è un tossico, e per questo io gli auguro da stare una settimana sul water a chi fuma. Grazie. Forse è saltato il collegamento col professor Boffi, adesso proviamo
a ristabilirlo in un qualche modo. Vediamo se è possibile. Ogni tanto naturalmente ci sono problemi anche di questo tipo per quanto riguarda le linee. Comunque interessante il discorso che ci stava facendo proprio in relazione al fumo elettronico, comparato ovviamente con quello che, ahimè, è il fumo tradizionale. Anche il professor Boffi diceva comunque che bisogna stare attenti, perché anche col fumo elettronico naturalmente i pericoli non sono scongiurati. Professore, non so se ci senti. Vediamo. Ecco, ci senti nuovamente? C'è stato uno stop di sì, alcuni scusa, momenti. Puoi ripetere la domanda? Ecco, questo discorso, naturalmente, il telespettatore dice: ma potremmo far pagare 50 euro un pacchetto di sigarette, dal momento che anche le sigarette no, inquinano. 50 euro no, però noi battagliamo con una serie di iniziative. Una, dicevo, è l'implementazione della legge antifumo, ma l'altra è anche un aumento significativo del prezzo di sigarette. Già studi internazionali hanno dimostrato che un aumento di almeno un euro potrebbe disincentivare un po' l'abitudine al fumo, soprattutto nei più giovani, e soprattutto consentire, tramite delle cosiddette tasse di scopo, un maggiore investimenti per la prevenzione, per la ricerca e anche per il sostegno dei fumatori, già poi che si ammalano di malattie fumocorrelate come i tumori e come la bronchite cronica ostruttiva. 50 euro magari no, però in Francia già costano il doppio che da noi. Altra chiamata, pronto, buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno, prego. Ciao, sono Giuseppe. Sì, Giuseppe. Senti, volevo fare due domande al professore. Veloce, Giuseppe, siamo in conclusione, allora, ne faccia una. Velocemente, la prima è riferita all'inquinamento. L'utilizzo della mascherina FFP2 o altre tipologie di mascherine potrebbero aiutare a non respirare l'aria inquinata, uno. Due, volevo chiederle, io ho fumato per 32 anni, dall'età di 15 anni fino all'età di 47. Sono 20 anni che ho smesso di fumare, senza l'aiuto di alcunché, da solo, con la forza di volontà. Volevo chiedere se ci vogliono tantissimi anni, non per riportare i polmoni a quelli che erano, certo, alla guarigione, nascita, la guarigione, ma per buttare via tanta porcheria che abbiamo. Grazie Giuseppe, grazie. Allora rispondo velocemente. Allora, sì, le mascherine servono, le P2 o meglio le P3, adesso non si possono utilizzare a causa del Covid, ma quelle con la valvola unidirezionale possono essere utilizzate anche se si fa una moderata attività fisica, perché trattengono il particolato, cosa che le mascherine chirurgiche non fanno. La seconda cosa è quanto tempo ci vuole. 10 anni, come dicevo, sono un'età minima necessaria per poter dire di avere più o meno abbattuto i rischi cardiovascolari e oncologici. Si rimane ex fumatori, ma più che altro per motivi psicologici, ecco, perché rimane comunque noi il ricordo di aver fumato, ma il danno del fumo, se non è un danno importante, se non si è già avuto un tumore, un infarto, dopo 10 anni si è praticamente smaltito. Quindi ci vogliono 10 anni. Grazie. Sì, almeno sì. Grazie al professor Roberto Boffi. Professore, alla prossima. Alla prossima. E vi ricordo come sempre il prossimo appuntamento con Metropolis domani sempre alle 13:15. È tutto, buon proseguimento e buon pomeriggio.